7 richiesto da Valerio Baldovin. 2-7-0 Lube, 15-8 il servizio di Riccardo Lucarelli. Il net, la difesa di From non può attaccare di volo, fa il pipe vincente Riccardo Lucarelli. 4-16 per la cucina Lube Civitanova. Direi una partita giocata con grande attenzione da parte della squadra di Chico Blengini. Lucarelli. Riceve, attacca, la difende Lucarelli. Gian. L'attacco di Marlo Jant, il video check richiesto dalla cucina Lube Civitanova. Sono guardati i giocatori della Lube, sono guardati i tecnici in panchina. Che potete anche sfuggire all'occhio umano. Palla che viaggia velocissima. L'attacco di Marlo Jant non è toccato, nono punto per Vibo. E ora in attacco di Marlo Jant. Prepara il doppio cambio Valerio Baldovin. Prima però c'è il turno al servizio di Gabriele Nelli. 16-9 per la squadra in ricezione. Sede d'Italia della Cucina Lube Civitanova. Simon trova lì la palla, la riceve, la attacca in maniera vincente. Roverland Simon. Il net a fermare la traiettoria di servizio di Gabriele Nelli. E Simon riceve e attacca. Doppio cambio che avevamo preannunciato. Nel giro dietro c'è Partenio, in prima linea c'è Nishida. Cambio per Nelli Saita. Roberland. Amico del cuore di Pier Partenio, impegnato ora nella conduzione del gioco di Vibo, sul proprio servizio di Robert Lanzi. Rete di Simone, 17-10. Ed ora Chris From a servizio per Vibo, 7 lunghezze da recuperare e 2 set per la squadra di Valerio Baldovin in questa difficile partita all'Aeroporto Forum contro il campione d'Italia della Cucina Lube Civitanova. Tom si lancia malissimo la palla, De Cecco ha la palla in mano e offre ad Andrani, che ha ancora una volta la meglio contro Davide Candellaro. Assegno per il primo tempo Simone Anzani. Ivan Zanker, 18-10 per la Lube. Riceve il suo Partenio, vuole l'attacco di Nishida, lo tiene Anzani, poi Rizzo va da Borges, la piazza c'è, quello che nota sotto rete con Candellaro. Dopo stretto il microfono dell'arbitro, dopo la difesa di Zanker. Quindi in questo caso è fallo, mi dispiace, però è fallo. Spiegato il fallo a Davide Candellaro, che a malincuore accetta la decisione del primo arbitro Marco Branco. 19-10 Lube. Dacef riceve From Partenio, da Nishida, murato da Marlo Jant. Di Nishida, muro di Marlo Jant. Duello tra Millennials, classe 2000, Nick Nishida, 2001, Marlo Jant, al meglio il cubano della Lube, più 10 per i campioni d'Italia. Back
La canisci down, ancora un muro. Mauro Jansky, i finisci down. 21esimo punto. Doppio muro di Mauro Jansky di Shidan. Sale, quota 21, la cucina 9-5-9. Ivan Stacker. Perché non trova l'ace di Ivan Stacker. Davide Candellaro più 10, cucina 9-5-9 in questo terzo set. Davide Candellaro next, va a tenere jump float su Riccardo Lucarelli, attacca Marlon Jan, pallonetto intuito da Flavio e poi Borges sulle mani di Jan. Tre muri personali di Marlon Jan in questo terzo set, terzo di rete. Marlon Jan che poi lascia il campo a Gabi per il proprio turno di servizio. Può trovare probabilmente la formazione con i tre schiacci, con questa ricezione Chico Bleggini in questa fase finale del match. 22-11, Gabi al servizio. C'è il nuovo Sibirsk che comincia ad apparire nella programmazione della cucina 9-5-9. Riceve male Flavio, poi non la può attaccare il brasiliano De Cecco. Chiama Pallanzani per liberare Gabi che viene difeso da From, non chiude di Scida. Anzani pallonetto, palla murata da Flavio. Lucarelli mette tutti d'accordo. Assegno Riccardo Lucarelli. Grande prestazione di Riccardo Lucarelli. Gabi 23-11, 2-7-0 per i campioni d'Italia che vogliono tutti i costi mantenere quel secondo posto in classifica alle spalle della capolista Perugia. Maurizio Lampara out e siamo ai titoli di coda. Match ball Lube 24-11. Gabi, match ball numero uno per la Lube. Gabi ha il suo braccio su From, Partenio va dal solla dietro per Nishida, le mani del muro, vola De Cecco, la deve controllare però Balardo e allora Partenio apre la free ball per Nishida senza muro. 12esimo punto per Vibo, secondo match ball Lube nel turno di servizio di Christian Chris From. Come è venuto dal resto di me per asciugare il terreno di gioco, cioè gli uffici da effettuare il servizio, chiedo scusa. Secondo match ball 24-12, cucina Rube Civitanova, Chicken Ishida al servizio. Santoni Ishida, Balaso, palla in mano per De Cecco, chiusura per Gabi, parallela di Gabi, out. Viene richiesto il check però da Chico Blengini. Entro fuori. Video check Lube. Questo attacco in parallela di Gabi. Mentre il ritmo Predator sale alto, c'è il tocco della linea probabilmente. Palla in, si chiude il match. Gabi a segno con una parallela vincente, senza storia questa partita, 3-0 Lube, 25-17, 25-17, 25-12. Gianluca Fantucci ti ringrazia per la cortese attenzione, cede la linea allo studio, appuntamento per le interviste del dopo partita.